Alla fine del XIX secolo, nell'Italia meridionale e soprattutto nel Basso Salento, si viveva in condizioni molto difficili. Diciamo che il movimento sindacale, nel momento in cui nasce, non è soltanto un movimento di rivendicazione. Con la fame che divorava i corpi e la mente, si ebbero le prime manifestazioni spontanee. Sono stati costretti allo sciopero non da idee più o meno sovversive, ma dalla necessità assoluta. L'orario di lavoro era per cura attiva. Sunshine.